non è mia moglie, non abbiamo nulla a che fare. Luciana Littizzetto! Ho la tendinite. Molto bene. È l'età. Quanti uomini fighi questa sera. Grazie, mamma Luciana. Mia, ma che è il ragazzo giovane Damiano? Måneskin. Måneskin, morirò da re. Tu potresti scrivere il lato B, vivrò da pirla. Sempre una parola buona. Allora. Poi Alain. Alain Delon. Hai visto che Alain Delon. Beh, si tiene ancora bene, A 82 anni, parte le due Louis Vuitton sotto gli occhi, le Vuitton di Alain Delon, diciamo. Però figo, sei quelle persone che dici, ma io sai che quasi quasi andrei a cena ancora con lui, perché è proprio l'icona del fascino maschile. Stai calma, stai tranquilla. Cioè, anche anziano, icona, stai tranquilla. E anche Massimiliano Pani, ti voglio dire, Bell'uomo, Massimiliano. Che mi è arrivato adesso, colpo di scena. Ti lamenti sempre. Poi sai, avere come mamma Mina non è mica male, che ti canta la ninna nanna. E la banda passò. Come avere Cracco come papà che ti prepara la pappa. Allora, come sei stato senza di me? Quando sono stato senza? La scorsa settimana, ti sono mancata, ti ho visto, eri un brodino tiepido senza gusto. Mi sei mancata, ma molto apprezzato che tu sia stata vicino alla tua mamma che ne aveva bisogno. Sì, quindi, che sta meglio, grazie al cielo. E quindi, sì, devo dire, la casa che dirà. Mi sei mancata, confesso. Ti sono mancata, infatti sei persino un po' invecchiato. Mammissima santa. Non è vero, perché sembri Scalfari. Non sembra neanche che sia passata una sola settimana. Senti, una settimana senza denunce, querele, associazioni che si incazzano. Io non so, se non ci sono, cioè porto gli avvocati alla disoccupazione. Insomma, adesso, per te dici? Per me. Sì. Per te invece anche questa settimana è andata benonissimo. Sì, ma... Trovo. Senti, allora, io prima di iniziare però... Sì. Volevo parlare e partire con due storie serie. Tempo e galantuomo. Allora, dimmi. Dunque, la prima è quella di Destiny, una migrante incinta che la notte del 9 febbraio ha tentato di varcare il confine, ma la gendarmeria francese, rispettando la legge, l'ha bloccata e riportata indietro a Bardonecchia. Sì. Lei purtroppo non è sopravvissuta, ma il suo bambino Israel, seppur piccolissimo, all'ospedale di Sant'Anna è nato questa settimana. La seconda storia è quella di Benoît. Lui è la guida alpina che il 10 marzo, possiamo mandare la foto, al Monginevro, a 1900 metri, ha soccorso una famiglia di migranti che cercava di varcare il confine. La mamma incinta di 8 mesi, papà e due bimbi di 2 e 4 anni. Lui li ha trovati stremati in mezzo alla neve, stecchiti dal freddo, li ha caricati nella sua auto e la mamma ha poi partorito all'ospedale di Briançon qualche ora dopo. L'auto di Benoît è stata fermata dalla gendarmeria e lui è stato accompagnato in caserma con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rischia fino a 5 anni di galera. Io credo che non ci sia tanto da dire. Benoît ha fatto quello che farebbe un essere umano in una situazione del genere. Perché io penso che perfino se vediamo un cane ferito lo soccorriamo. Invece quella donna non meritava neanche questo, secondo la legge. Io non credo che questa donna sia un simbolo e neanche un'eroina. Credo soltanto che avrebbe potuto essere mia sorella, oppure mia figlia, oppure ancora una mia amica. E allora, per la pietà che ha dimostrato verso mia sorella, verso mia figlia e verso la mia amica, io voglio ringraziare il signor Benoît. La colpa non è di Benoît, è nostra, che non siamo stati in grado di fare delle leggi sensate. E voglio invitare tutti voi a sostenere l'hashtag «Soccorrere non è un crimine», perché si è affermato un procedimento giudiziario ingiusto e disumano. Brecht diceva «fortunata la terra che non ha bisogno di eroi» e io dico «fortunata la terra che di eroi ne ha tanti e piccolini». Ecco qua! Benoît, peraltro, è una persona molto discreta. Noi l'abbiamo invitato. È semplice, io ho parlato al telefono, ma ha detto no, io non si sentiva non di venire. Non sono una star, ha detto. Un motivo in più.
Bene, allora, insomma, mamme che di serie B, ma ci sono anche le mamme di serie A. Cosa è successo? Super lusso. Cosa è successo? Eco Drive, oddio. Big Mama, mamma delle mamme. Cosa è successo? Mamushka, la Ferragni. Ma mi sono spaventato, ho detto... La Ferragni ha partorito. Abbiamo saputo. Finalmente. Abbiamo fatto gli auguri, No, dico finalmente perché mi sembrava la gravidanza più lunga della storia. Sì, cioè più lunga della gravidanza di un'orca marina. Sì, sì, sì. Che sta incinta 18 mesi. Più lunga di quella di un'elefantessa. Beh, si chiama Leona in fondo. Infatti c'è qualche cosa di... Sì. No, sai che l'elefantessa rimane incinta 22 mesi? Ho letto, 22 mesi. Pensa a 22 mesi incinta, che rottura di maroni fotò. Vabbè, però adesso... Poi già sei elefantessa, hai già le caviglie grosse. Pensa... 22 mesi, cioè ora che l'elefantessa partorisce, la gazzella è diventata nonna. Va bene. Tra l'altro facevo il conto, perché se sei incinta 22 mesi, quanto saranno lunghe le doglie di un'elefantessa? Da un weekend a due settimane. Non ci ho mai pensato, se vuoi ci informiamo per la settimana. Pensa il marito elefante, che palle, con lei che si lamenta per due anni, che male la schiena, è per quello che gli elefanti hanno le orecchie grosse, devono sentire la lamentarsi del... Amore, ho le voglie, prendimi un Ferrero Rocher nella savana. Amore, sono ingrassata, no. Ecco perché hanno la proboscide. Eh beh, ho fatto un po' di National Geographic. Tu lo sapevi, 22 mesi? No, non lo sapevo. No, a proposito dei mesi, io non ho ancora... faccio un'anticipazione di PCC, di Piccola Cosa Certa. Sì. Perché io non ho capito... Piccola Cosa Certa è il tuo partito che si occupa delle cagate. Si dovrebbe cagate. Occupare di cose piccole. Tra l'altro, cioè... complimenti della torta, perché sembrava una montagna di... Il cervino di cioccolato. Ma vero? Lo hanno divorato. Divorato. Sì, no. Ho visto la durante mangiata, la visita. Buonissima, eh? Però è anche morto. Era il cervino, era, che tu non sai. Il cervino, però, sembrava. Vabbè, vai avanti con il merdino. Vai a vincere. No. Vai avanti. Ma con... quando è entrato ho detto non ci posso più. Vai avanti. Allora. Sì. No, dicevo che io non ho mai capito come mai quando bisogna dire l'età di un bambino piccolo lo si dice in mesi. Perché non hanno ancora gli anni. Appunto. Allora, fino a un anno ci sta, perché non è poi che puoi dire quanto hanno, tre quarti di anno. No. Ma dopo che ha compiuto un anno... Ma te che ti importa? Mi dà fastidio! Ma che ti importa? Perché io incontro la mamma col passeggino e dico, quanto carino, ha? Quanto ha? 16 mesi. 18 mesi! E tu devi stare lì 18 mesi e fa 12, più 6. Due neuroni, due ho io nella vita. Puoi dirmi già che c'ha un anno e mezzo praticamente, no? Beh, ma perché se ha 16 mesi è peggio, capito? Cosa dice? Un anno e 4 mesi. Ma non si può contare così come, con i mesi, come la stagionatura di un prosciutto. Dimmi, ma quanti mesi ha? 24 mesi. Due anni ha. Chiedimi quanto ho. Quanti anni hai? 641 mesi. tanti, eh? Comunque, tanti. Però è vero, no? Allora, comunque... 41 diviso 12, 12, 24, 36, 48, 60... Ho 53. 53. Anni. Cretino come te. Che prima non ti ricordavi neanche quanti ne avevi, perché sei deficiente. Allora, dicevo che questo bambino l'hanno chiamato... Leone. Come mia nonna. Cioè? Mia nonna si chiamava Leone Lucia. Ma congratulazioni! Congratulazioni! Solo che lei si chiamava Lucia di nome e Leone di cognome, infatti io mi chiamo Luciana per quello. Però era comunque interessante. Molto interessante. Vabbè, un po' un nome da fantabosco, tipo Lupo Lucio, Tonio Cartonio, Lupo de Lupis. E adesso lei ha detto che darà a questo bambino anche il suo cognome, quindi si chiamerà Leone Lucia Ferragni, quindi già non si capirà una mazza, avrà problemi di gender già dalla nascita. La domanda è, ma l'hanno già tatuato secondo te? Non credo. No, perché il tatuaggio è il suggello dei momenti topici della vita, sì. la nascita, cioè l'avranno fatto una coccinella. Non lo so, chiederemo. Quando... Poi io mi domando, ma se a te ti fanno una coccinella quando c'hai 3 giorni, poi quando hai 18 anni cosa viene? Tipo una tartaruga poa? L'elefante di cui sopra. Ah, va bene. Allora, senti, ma veniamo a parlare di politica. Sì.
allora, dopo una settimana di torrone infinito, tip tap che ci hanno ballato sui gemelli diversi, è stata una settimana molto interessante invece, dai. Finalmente hanno eletto il presidente della Camera e quello del Senato, sì. Le due cariche più importanti, che se per caso a Matti parte la brocca e decide di aprire un ciringhito alla Dispoli, sì, entrano loro in carica. Il Senato, sì. Ecco, allora la per seconda carica dello Stato. Esatto, per la Camera hanno eletto, segnatelo, sì, Fico, il suo grande amico, Ficone. Che amico. Fico, l'hanno eletto alla Camera dei 5 Stelle. Tra l'altro Fico, a cui Pippo Franco aveva già dedicato preventivamente una canzone che adesso andiamo a sentire. Ma guarda che tu devi impegnarti ora a non fare mai però battute sul cognome da qui ai prossimi anni. Il massimo è stato mia mamma che dice: chi è che hanno fatto presidente della Camera? Fico. Chi? Fico. Vabbè, almeno un cognome che si ricorda. Semplice, preciso. Analisi politica, tra l'altro è anche molto figo. È molto fico, un bel ragazzo. No, è meno male che c'è una certa coerenza. Pensate ti chiamassi Fabio Fico, non starebbe in piedi, capisci? Infatti, sono qua con solo, te. Solo a Berlu non è piaciuto perché di Fico vuole esserci solo lui. No? Due fichi al governo, non ci vuole. Ha detto: io voto Fico solo se gli cambiate l'ultima vocale. E invece al Senato è stata eletta una donna, sì, per la prima volta una donna che si chiama Elisabetta Alberti Casellati, sì, che avendo due cognomi ha messo d'accordo tutta la coalizione di centrodestra, perché Alberti sta con Berlu e Casellati sta con la Lega e quindi cadiamo in piedi. A me sarebbe tanto piaciuto Romani, Paolo Romani. Ma non è che qualcuno ti ha chiesto a te di esprimerti? No, cioè, ma non lo dico, è un mio parere personale. Perché? Perché è un uomo elegante che, sì, che sa parlare con tutti, che sa dialogare, sì, con tutti. Vabbè, invece. Che ha una storia, un curriculum, vabbè, di una certa caratura, ha fatto colpo grosso. È stato, che vuol dire? È stato il produttore di Colpo Grosso, Paolo Romani. Una vita. Ma cosa mai vuol dire? Ma io la prima seduta al Senato, onorevoli colleghi, ricopri i miei vitaci, onorevoli colleghi, Ma scusa, che poi mi dici. Reagan è stato presidente degli Stati Uniti, che vuol dire? Per dire. Scusa. Comunque l'abbinata Fico alla Camera, Meloni al Senato, sì, sarebbe stato. Va bene, perfetto, andiamo avanti. Fine della pagina politica. No. L'unica cosa positiva è che finalmente Mattarella ha tirato un sospiro di sollievo. Sì, ha detto questa Matti. È fatta. Sì, questa è fatta. Stai ferma. Mattarella che questa settimana era nero, Sì. Nero con la testa bianca, un magnum praticamente. Andava in giro per i corridoi del Quirinale avanti e indietro col go-kart come il bambino di Shining dallo stress. Suonavano alla porta, faceva la voce della Colf. No, il presidente non è in casa. Ce l'hai già detto l'altra volta. Non è così. Vediamo una foto di Mattarella che per tutta la settimana guardava, ecco, le delegazioni che arrivavano a parlargli. E anche Berlu è molto nero. Perché? E non è il fondotinta. Molto nero perché c'è la morte con Salvini, è incazzato, sì, nero. Sai dove gliela metterebbe l'ampolla? No, non dire niente. Sai che pare, dicono, che abbia comprato un appartamento di fianco a casa di Salvini e l'abbia regalato a una famiglia di zingari solo per fargli dispetto. Ma pensa. Mandiamo la foto di Berlu. Le foto. Ecco, qua fa vedere quanto ce l'ha. Luciana! Il consenso. Luciana. Quanto è diventato piccolo il suo consenso. Vabbè, Lucianina, scusate. Tanto, guarda, abbiamo i minuti contati. Vai avanti. Sappi. Per cui. Vai avanti. Allora, e meno male che c'è Martina. Meno male che c'è Martina. Martina. E nuovo, Martina chi? Devi dirmi, no, il nuovo segretario. Reggente del PD. Ma io non sapevo neanche chi fosse Martino. Perché tu. Infatti, quando ha detto hanno eletto Martino, ho mandato un SMS alla Colombari. Complimenti. E invece è lui, eccolo qua. Forrest Gump. Ecco. Tu prendi le foto così e non vale. Scusa. Sembra che dica. Ma è sleale. La vita è una scatola di cioccolatini, ma non sempre è cioccolata. Mandiamo l'altra foto di Martina. Ancora. Vedi qua.
E quando gli hanno detto che era diventato segretario del PD, che sta cercando di svitarsi la testa da solo, cioè, perché tanto, già capito, se non si strangola da solo, lo strangolano gli altri del suo partito, perché la vita media di uno di un segretario del PD è più o meno come quello di una farfalla cavolaia. Comunque, ma parliamo della vera, della verissima love story. Quale? Quella che è nata tra Salvini e Di Maio. Anzi, la love story comprende Salvini, Di Maio e Berlusconi. Cosa sai che il triangolo no, non l'avevo considerato. Mandiamo la foto. Ecco. Capisci? Ma non vale, però sono abbinamenti di foto. Di momenti di non vale. Non ma scusami, eh. Ma no, perché è andata praticamente così, no? Allora, che Salvini si è innamorato di Berlo, l'uomo maturo. Lei vive tutto come un fotoromanzo. No, ma io la faccio semplifica, sì. Come le frazioni, sì. Semplifico. Sì. Si sono innamorati, no? Sì. Perché lui si è innamorato dell'uomo maturo, dell'uomo sì. Di una certa esperienza. Poi è passato questo giovane puledrino, sì. Intelligente, pieno di speranze, e si è buttato tra le sue braccia. Il classico flirt adolescenziale. Guarda che siccome noi li invitiamo, più alla fai mocia, queste cose... ma io mica dico niente di male. E più queste cose qua poi mi dicono, ma come Luciana ha detto quella volta? Vabbè, lo so, dicevo, una cosa tipo moccia, niente, tre metri sopra il quorum. Sì, tre metri sopra il quorum, sì. E si mandavano anche gli sms. Sì. TVTB. Ma smetti. Ti voglio tanto bene. TVTM, ti voglio nella maggioranza. E insomma, e adesso è finita come vanno finite queste storie qua. Cioè? Nella camera. Nella camera. È così. Va bene. E dai, che la fine. La 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 la. No, è una specie di Romeo e Giulietta 2.0, sì. Anche perché le famiglie, i Capuleti e i Montecchi non vogliono, adesso bisogna vedere come va a finire. Va a finire, secondo me, se un'unica cosa che può succedere, sì. Se il PD sta fermo, non fa una mazza, vedrai che di nuovo si riprende. Tu sei... Il PD se non fa un cacchio, sì. Non fa niente, non muove un dito, fa la cosa migliore che può fare. Va bene, se no mi candido io col mio partito. Sì, piccole cose concrete. Piccole cose certe, scusa. Piccole cose certe. Certe, sì. Allora, quanto mi rimane? Dai, di quello che devi dire. Ma qua proprio, che tempo che fa. Di quello che devi dire. Non mettere allora, questa gomma qui sopra. Ti sono mancata, è domenica che non avevi neanche il cicles mio. Allora, dunque, il primo PCC che l'ho vissuto in questi giorni in prima persona riguarda le pastiglie medicinali. Sì. Siediti, Fabio, che mi distrai. Allora, le pastiglie medicinali si dividono in due grandi categorie, quelle grosse, che sì. Sono grossissime, e quelle piccole, che sono piccolissime. Sì. Allora, perché ci sono le pastiglie che sono grosse, che sono così, sì. Delle capsule, dei siluri, che praticamente sì. Sono grosse come gli alamari dei Montgomery. Che rimangono alcuni giorni sullo stomaco. Delle ogive, sì. Che per inghiottirle devi avere l'esofago di un pitone reticolato, sì, sì. Che scendono e si incastrano in gola come delle viti a farfalla, oppure si aprono in gola come degli ombrelli. Sì. E poi ci sono invece quelle piccole. Sì. Che non sono piccole, sono piccolissime, sono il Viagra di Pollicino. Sì, vabbè, sono... Che sono grosse così, e ti dicono, senti qua, che devi prendere la metà. Ma come minchia faccio a prenderne la metà? Come faccio a spaccare? Cosa sono io, Benvenuto Cellini, che devo... Perché tu prendi la cartucciera, schiacci come fosse Pluriball, esce la pastiglia, che c'ha il taglio a metà, in effetti ce l'ha, però non riesce a fare, è troppo piccola. Ci vogliono le dittine piccole. Ma è una caccola di naso, come fai a dividere? Allora la metti sul piano della cucina, prendi il coltello, prendi la mira, tam, così, pam, parte e va a finire nello spazio. Lo spazio è pieno. Le scie chimiche sono dosi. Non sono altro che mezze pastiglie partite in orbita insieme a Paolo Nespoli. Perché poi partono, ma e poi spariscono, entrano nella quarta dimensione, perché non è che cadono per terra, no, vanno sotto, le mezze pastiglie vanno sempre sotto qualcosa, o sotto il frigo, o sotto il gas, o sotto l'armadio, non è che cadono, le vedi lì, no, sono troppo banale, loro si nascondono, poi arriva il cane e snuffia, lei le mangia, quindi tu hai un Doberman che di 60 kg con la pressione a 10 perché si è mangiato tutte le mezze pastiglie di Olpres, ma non solo, a volte ti dicono...
che ne devi prendere un quarto. Minchia, un quarto! È grossa così! Come fai un quarto? Un bosone di pastiglia, come fai? Che allora cerchi di spaccarla col goniometro e ti si sbriciola tutta. Allora non hai tante possibilità. Le mangi come lo zucchero dei Krafen, così che poi è amarissima. Oppure la tiri. Tiri su la pastiglia con... Dice, ma io non sapevo che tu hai la pastiglia della pressione. Quindi, appello alle case farmaceutiche. Fate delle pastiglie dentro i botticini di vetro e le fate tutti in quarti. Così se noi dobbiamo prenderne mezza ne prendiamo due, se dobbiamo prendere un quarto ne prendiamo uno, se dobbiamo prendere l'intera ne prendiamo quattro. Perché se no le sprechiamo tutte queste qua che volano per aria. Altra cosa, sì. Un problema che sta devastando la salute pubblica. Oddio, cioè? Sta levando il fiato agli anziani, il latte alle puerpere, sta ingigantendo i maroni agli uomini ancora in età riproduttiva. Voglio parlare della quantità strabordante di pubblicità dei divani. Non ne possiamo più! A nastro! A trapano, a manetta! No, ma dipende... E gli artigiani, e Bainatuzzi, e Sciatoda... Ma secondo voi noi cosa facciamo nella vita? Non facciamo altro che comprarci divani? Che poi un divano quanto dura? 15-20 anni, sì, non è che cambiamo come cambiare le federe. Cosa sì. pensano questi qua? Cioè io mi aspetto una mattina, la domenica mattina chi è? E siamo divani e divani. Pensavo i testimoni di Geova, no, siamo gli artigiani della qualità. Ma una roba! Che poi non so se vogliono l'obiettivo commerciale è di vendere un divano per ogni italiano, quindi 65, quanti siamo? 60 milioni di italiani. Che poi una volta che hai comprato un divano, basta. Cioè quanti ne devi comprare? Cosa ne fai? La casa è un'enorme distesa di divani, ne metti uno nell'ingresso, uno nel salotto, uno nella cucina, anche al cesto ti metti il divano anche al cesto per far piacere a loro. Ma poi la cosa che mi fa più ridere sono le promozioni. Che tu dici, allora fino scade il 15 marzo, che tu sei in macchina e dici, cazzo scade il 15 marzo, fammi pensare se ho tantissimo bisogno di un divano, perché poi dopo dal 16 costa una fucilata. Così non riesci neanche a tenere la strada il 16. Ehi, grande offerta per la giornata mondiale del divano. Ma vaffa, cosa? E la giornata del divano, e l'anniversario del sofà. L'inferno, c'è anche il primo maggio, non è più la festa dei lavoratori, ma la festa dell'acaro del divano. Giusto per cambiarci. Quanto tempo ancora? Un minuto. E allora, ultima cosa. No, due cose. La prima cosa sono le sveglie. Allora, la sveglia, lo dice la parola stessa, sì. Serve per... Svegliarsi. Ma se una sveglia fa tic-tac, 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 perde la sua caratteristica precipua, che è quella di svegliarsi. Sì. Certo che ti sveglia, sei già sveglio. Non ti fa dormire proprio. Ecco. Allora io vorrei chiedere allo sveglione primigenio come gli è mai venuta in mente di fare una cosa che... Ormai nessuno usa più le sveglie meccaniche, ci sono tutte quelle digitali, non fanno più. Ma anche quello fanno... Io ce n'ho una piccolina, fa... Si fa così. È vero che fanno così? Che poi di giorno non le senti, ma di notte sono delle cannonate. Di notte ti sembra che ci sia James Bond e devi disinnescare una bomba. E quando ha finito quello, parte il frigo. Che il frigo parla. È ventriloquo. Fa il verso del mostro marino della forma dell'acqua. Poi ogni tanto senti silenzio. Improvvisamente silenzio e poi improvvisamente un rumore a metà strada tra una risonanza magnetica e il canto d'amore di un'orca marina, che tu ti giri, pensi che stia stramazzando il marito e invece è il frigorifero. Quindi appello, invece di clonare la scimmie, facciamo un frigorifero che non faccia il rumore di un Boeing in decollo. Grazie. Luciano Littizzetto. Bravo.